e le lascio la parola in cerca di utopie. Buongiorno, io farò una, come dire, una carrellata, vi presento una carrellata di immagini e mi colloco tra due relazioni che, come già avete capito, hanno una profondità di riflessione teorica importante, quindi mi posso permettere di, come dire, di muovermi più su un piano delle associazioni di immagini e di alcuni suggerimenti. Il principale suggerimento che riguarda un modo di intendere la nozione di utopia non semplicemente come una proiezione intenzionale di un'idea di futuro, ma anche come un vero e proprio paradigma del pensiero, ci porta a un'autrice straordinaria, forse una delle più importanti storiche critiche del pensiero sulla città contemporanea, che è François Choué. François Choué oggi ha 92 anni, vive a Parigi, e nella prima parte della sua fertilissima vita di osservatrice critica del pensiero sulla città, se volete del pensiero performativo sulla città, cioè un pensiero che si preoccupa non solamente di osservare ed analizzare la città, ma di pensarne l'evoluzione, nella sua prima parte, cioè tra gli anni 60 e l'inizio degli anni 80, ha prodotto due testi che sono, a mio parere, i due testi fondamentali per affrontare la questione dell'utopia urbana. Quindi stiamo in questo caso parlando di utopia urbana, cioè di una visione del futuro intenzionale che in qualche modo misura il concetto di utopia sulla spazialità della condizione urbana. Il primo testo è un testo del 1965, ed è un testo in cui François Choué prova a costruire una tipologia di utopia urbana, distinguendo due momenti, un momento che lei chiama precedente alla nascita dell'urbanistica e un momento che lei definisce come successivo alla fondazione della disciplina urbanistica. Il secondo testo è un testo di circa 15 anni successivo, nella sua tesi, tra l'altro di dottorato, ed è un testo che invece che fare una classificazione della nozione di utopia costruisce una sorta di binomio per quel che riguarda il pensiero progettuale e performativo sullo spazio. Questo secondo testo in realtà in qualche modo riscrive e riposiziona, ridefinisce le classificazioni del primo. Cosa dice in questo secondo testo in modo molto sintetico François Choué? François Choué si appoggia su quelle che testi che lei chiama inaugurali, che sono due grandi, come dire, testi di costruzione del pensiero performativo sullo spazio, costruiti e prodotti da due grandi autori europei. Uno è l'Utopia di Tommaso Moro, il secondo è De Reedificatoria di Alberti. Sono due testi che vengono scritti a distanza di circa 70 anni e sono due testi che in qualche modo affrontano in modo assolutamente diverso, secondo François Choué, la questione delle discipline del progetto sulle trasformazioni dello spazio. I due paradigmi che Choué ci invita ad osservare sono il primo, un paradigma che viene fissato all'inizio del Cinquecento da Tommaso Moro con la sua utopia, ed è un paradigma che in qualche modo tende a guardare il futuro e a definire attraverso una modellistica spaziale molto determinata nelle sue caratteristiche fisiche, sociali,
commerciali, economiche e culturali. Il futuro secondo appunto un modello rigido. L'utopia di Moro è un'isola composta da un sistema di città, ma è allo stesso tempo un modello, una repubblica, un modello di democrazia ed un modello, diremmo oggi, di governance. Quindi è una, insieme una definizione spaziale, urbanistica e sociale, che ha caratteristiche definite in modo assolutamente rigido e deterministico nei suoi aspetti di articolazione, anche dal punto di vista fisico. Il paradigma che nasce, secondo Schoe, con Tommaso Moro è un paradigma che produce poi nella storia dell'urbanistica, nella storia sul pensiero urbano, un atteggiamento che è un atteggiamento di tipo curativo e anche per certi aspetti impositivo, cioè la Schoe legge l'evoluzione del pensiero di Tommaso Moro all'interno del paradigma del modello come un modo di pensare al futuro che parte dalla predeterminazione fisica di un modello di città. Questo sarà il nostro futuro, sarà fatto in questo modo, avrà queste caratteristiche e sarà un futuro migliore perché sarà fatto in questo modo. Quindi il tema delle politiche è la capacità di attivare trasformazioni che siano coerenti con quel modello, quindi il riferimento a un modello. Su un piano totalmente diverso, François Schoe colloca Alberti e il De Re Edificatoria, nel senso che, naturalmente mi limito a alcuni cenni perché sono due testi straordinari, non solo per chi ha fatto i miei studi, ha fatto il mio mestiere, sono due testi che parlano in generale di un'idea di società, di un'idea di città come luogo non solamente di densità di spazi costruiti, ma anche come luogo di relazioni sociali e comunitarie. Il De Re Edificatoria, secondo François Schoe, è in qualche modo un modello opposto, un test generativo che invece che costruire l'idea del futuro sulla anticipazione di un modello spaziale, costruisce un futuro a partire dalla limpida definizione di un sistema di regole. In questo caso regole fortemente legate alla costruzione dell'architettura, regole che riguardano la spazialità, che riguardano i materiali, che riguardano gli elementi compositivi dell'architettura che si fa città. Da questi due modelli François Schoe trae poi una serie di considerazioni che in qualche modo possono essere lette come una sorta di storiografia parallela all'interno del pensiero urbano o del pensiero performativo sullo spazio. Da un lato un filone, quello modellistico, che poi avrà una successiva elaborazione, per esempio in grandi visionari e grandi progettisti della città del Novecento, pensate a Ilbersheimer o a Le Corbusier, e dall'altro invece un pensiero sulla città, e in cui c'è soprattutto la grande vicenda storica e culturale di Cerdà, autore di uno dei più straordinari progetti urbani che l'Ottocento abbia visto, cioè la costruzione della Barcellona moderna, che costruisce un'intera città, progetta il futuro di un'intera città a partire dalla definizione di un sistema di regole generative che hanno l'isolato come elemento fondamentale e che poi in qualche modo prevede la variazione della sua evoluzione, prevede un continuo adattamento, invece che, come nel paradigma del modello, essere in qualche modo finalizzato alla costruzione di uno spazio che è già predeterminato. Regole e modello sono dunque due paradigmi.
è interessante come François-Saué, mi stanno boicottando, è interessante come François-Saué arriva a definire questo paradigma, questa visione di queste due storiografie parallele, collocando l'utopia di Moro in uno dei due testi generativi, dopo aver invece, negli anni precedenti, funziona, negli anni precedenti, nel testo che citavo all'inizio, fatto un'operazione sostanzialmente diversa. Se vogliamo, l'operazione che fa François-Saué nel primo testo sull'utopia è un'operazione di classificazione della prima famiglia dei paradigmi sul pensiero urbano, cioè quella modellistica, e lo fa in qualche modo suddividendo la tradizione del pensiero utopico urbano secondo alcune propensioni, più che non categorie, una propensione progressista, una propensione culturalista e una propensione naturalistica. Vi cito, vi faccio vedere solo alcuni esempi, ma ripeto, questo non è altro che un invito alla lettura. Questi due testi sono letti nella sequenza che voi riterrete opportuno, sono in francese Edition de Seuil, ma si trovano anche ovviamente in edizione italiana, mi pare negli anni '80 entrambi. E la sequenza di modelli e di riferimenti utopici, come vi dicevo, ha da un lato un riferimento forte. Parte con una lettura delle utopie progressiste, cioè di quelle utopie che fortemente, fortemente coerenti con la, se volete, la modellistica di Tommaso Moro, tendono a costruire una dimensione spaziale che guarda al futuro, che anticipa il futuro e che anticipa nello spazio anche un modello di società, e in questi casi gli esempi, che non vanno più avanti per niente, gli esempi di Owen e di Fourier sono ovviamente il canastrio, esempi assolutamente come dire, forti, coerenti con una evoluzione del paradigma modellistico che Saué riconosce nel testo inaugurale di Tommaso Moro, e dall'altro lato una serie invece di utopie che in qualche modo guardano al futuro con un atteggiamento, non direi tanto conservativo, ma piuttosto nostalgico, cioè un atteggiamento che tende a riconoscere nei valori del passato un riferimento per la costruzione della città futura, e che ha dunque meno rispetto alla precedente un'attenzione, come dire, o una fascinazione positiva sull'innovazione tecnologica, sull'innovazione sociale, ma piuttosto ha un continuo richiamo al passato come grande patrimonio di riferimenti, come grande patrimonio di esempi. Questa è una immagine, come dire, notissima di Bugin, che parla di San Michele e mostra la differenza tra la città del 1440 e la città a lui contemporanea del 1840, e da queste due immagini lui trae una serie di riflessioni che poi nel suo testo saranno più volte riprese anche con altri riferimenti geografici, di come una città immersa nella natura, in armonia con un paesaggio agricolo e vegetale, diventa invece una città in cui la modernizzazione impone una, come dire, quella che noi chiameremmo oggi cementificazione, una imposizione edilizia, urbanistica, architettonica, di modelli che in qualche modo distruggono l'armonia precedente. Ma questo filone è un filone che ha una storia molto molto importante in tutto l'Ottocento e anche in gran parte del Novecento, e che, se volete, ha in Ruskin una, forse il più principale protagonista, e poi in William Morris, cioè un filone che in qualche modo declina l'utopia come un modo di pensare al futuro che necessariamente trae linfa e riferimenti a partire da uno studio attento dei valori del passato e della storia.
e quindi di una, come dire, diremmo oggi, conservazione quasi filologica del passato come grande patrimonio che sprigiona di continuo suggerimenti e consigli sul futuro. C'è una terza categoria di utopie che François Chouet cita nel suo testo, che è riferita invece alla dimensione naturalista, e qui siamo nel 65, siamo in un momento in cui il concetto di natura e di naturalità riferito alla città ha forse al suo interno ancora fortissimamente il rapporto di origine strutturalista, la binomia tra cultura e natura, e quindi la riflessione che Chouet fa sull'utopia naturalista è una riflessione che oggi noi leggiamo con fatica, nel senso che sostanzialmente François Chouet parla di utopie naturaliste riferendosi a modelli che sono modelli non di ricomposizione di un rapporto, come dire, armonico tra cultura e natura, ma sono, come nel caso famosissimo di Road Across City, una idea di una sorta di metropoli, oggi diremmo diffusa, che ingloba al suo interno, la natura soprattutto come dimensione culturale, cioè come dimensione rurale, cioè come spazio di coltivazione di un mondo vegetale e botanico. Questo riferimento, Frank Lloyd Wright, Road Across City, in realtà è un riferimento importantissimo perché per certi aspetti è uno dei riferimenti che costruisce e costruirà nei decenni successivi, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, del Novecento, ma senz'altro oggi in modo assolutamente importante, molte utopie sul futuro urbano, molte utopie che in qualche modo fanno i conti con la possibilità non tanto di trovare un'armonia, ma di immaginare una città che ingloba nella sua estensione, nella sua crescita, la presenza della sfera naturale e della sfera rurale, cioè una città che in qualche modo fa i conti con la presenza di grandi porzioni di territorio vegetale naturale e fa i conti con la questione della ruralità, cioè della natura coltivata, della natura entropizzata al suo interno. Questo è, secondo me, un modo interessante per avvicinarci oggi al concetto di utopia urbana, e ripeto, il mio suggerimento fortissimo è di tornare a questi due testi di François Chouet e di leggerli avendo ben chiaro che il secondo testo in qualche modo è una riscrittura del primo, che il secondo testo è un pensiero che, tornando sulla grande lavoro di classificazione che François Chouet fa nel 65, in qualche modo lo ridefinisce, lo riscrive, lo riposiziona. Per arrivare invece alcuni cenni su un modo con cui noi tendiamo oggi non solo a sentirci eredi di questo pensiero sull'utopia, ma in qualche modo anche a ridefinirlo rispetto alle grandi questioni della costruzione della città del futuro, è evidente che non si può non prendere in considerazione, ma qui sentito già stato fatto, quindi sarà molto veloce, il concetto di distopia. E per farlo io inizio riferendomi a una piccola riflessione fatta circa 10 anni fa alla Biennale di Venezia, quando insieme alla redazione della rivista Abitare provammo a raccontare con una piccola installazione la forza distopica di alcune riflessioni sul futuro che partivano già allora dalla grande questione ambientale. Non è un caso che vi abbia mostrato Road Across City. Io credo che il tema, come dire, della sfida ambientale in tutte le sue caratteristiche sia oggi una delle cause scatenanti del pensiero utopico, nel senso una delle ragioni per cui noi oggi pensiamo al futuro, e pensiamo al futuro spazializzando l'idea di città. In quel momento io stavo tra l'altro lavorando con un gruppo di architetti insieme a Jeremy Rifkin su un manifesto per l'architettura che pensasse al futuro attraverso una visione che poi adesso a breve vi racconterò. Decidemmo di fare un'installazione in cui raccontavamo
attraverso dei modelli e una raccolta di testi, tre ipotesi di costruzione di una città che facesse i conti con la sfida ambientale: estensione della città, cambiamento climatico, deforestazione, eccetera eccetera. Primo modello, questi erano i tre riferimenti, come vedete erano tre piccoli modelli con una serie di libri, quindi era più un luogo di studio, di ricerca. Primo modello era quello riferito alla, se volete, alla visione tecnocratica. Poche parole, e qui Rifkin, Jeremy Rifkin, è stato certamente un autore di riferimento. Il futuro delle città oggi va costruito a partire dalla grande questione della energetica e in qualche modo della progressiva esaurirsi dell'epoca dell'utilizzo del carbon fossile, di un intero periodo in cui la produzione e il consumo di energia ha in realtà prodotto danni irreversibili e incommensurabili all'ambiente vitale delle specie viventi del pianeta. La questione che Rifkin poneva in un famoso testo che si chiamava La terza rivoluzione industriale era quella di immaginare che le città del futuro fossero costruite a partire da un'idea per cui ogni edificio, ogni casa, ogni architettura potesse essere in sé una centrale di produzione di energia pulita. Quindi energie rinnovabili, il sole, il vento, l'acqua, quindi capacità, si diceva allora attraverso l'idrogeno, di conservazione dell'energia e quindi anche un'economia che a partire da una visione, diciamo così, di una politica energetica che invece che essere affidata ad alcune grandi istituzioni, alcuni grandi centri di potere, nasceva sul modello della rete, sul modello di web, dalla messe in rete delle singole case, delle singole architetture che come piccole centrali energetiche che erano in grado di accumulare energia erano in grado anche di distribuirla al loro intorno. Quindi l'idea fortissima e in qualche modo anche fragile, vedremo dopo, che allora si coltivava era quella di pensare che si potesse pensare a un futuro urbano con l'utopia di una sorta di rete di piccole centrali energetiche pulite che alimentavano tutta la città, tutto il territorio, e che quindi in questo modo, come dire, costituivano un modello del tutto alternativo al modello contemporaneo. Ovviamente questa utopia è anche una distopia, perché una città fatta solo di pannelli solari, una città fatta solo di dispositivi eolici, fatta solo di grandi sistemi per la geotermia, è una città che in qualche modo si rappresenta attraverso una visione che è fortemente tecnocratica. È una città che seleziona, rispetto all'immagine che vi ho mostrato prima, alcuni aspetti. È una città che non si interroga sul rapporto sulla natura, ma che soprattutto si interroga sul potenziamento di dispositivi e di macchine per l'accompagnamento delle energie rinnovabili, per la loro conservazione e per la loro distribuzione. Una città minerale. Una seconda distopia, che per quanto per larga parte anche ha compreso una parte del nostro lavoro, è quella invece della città che in qualche modo affronta la sfida ambientale accettando di assorbire al suo interno ampie superfici vegetali, diremmo oggi ampie porzioni del mondo botanico, gli orti urbani, i tetti verdi, i boschi verticali, le facciate verdi di Patrick Blanc. La grande sfida di una città vegetale è una sfida di una città che in qualche modo ingloba una natura antropizzata, e inglobando una natura antropizzata conferma nel sistema della biodiversità urbana un fortissimo predominio della nostra specie, che sta ben fissa sul piedestallo della vita, e in questo senso è una forma di presenza di una natura tra virgolette antropizzata e coltivata che è tutt'altro invece da una terza possibile distopia, che è quella di immaginare come
come si è cominciato a fare da qualche anno, in questo senso ci sono autori importanti, sull'idea di un futuro in cui le città possano tornare, o meglio, essere di nuovo anche in questo secolo, un luogo di coabitazione delle specie viventi. Un luogo dove quindi la nostra specie accetta la coabitazione. Guardate che questo sembra un tema lontano, non è un tema lontano dalla vita quotidiana di molte metropoli che vedono oggi la presenza di diciamo specie non domestiche viventi che in qualche modo per necessità o per scelta in qualche modo entrano nei cicli della vita dei cittadini e delle comunità. Le volpi che abitano con ormai una frequenza grandi parti della metropolitana di Londra, i cinghiali che sono entrati anche di recente nel centro storico di Firenze, i conigli che hanno ormai occupato il cimitero di Trento, ma i gabbiani che in seguito a un ciclo dell'alimentazione, della raccolta dei rifiuti del tutto perverso e stravolto rispetto al modello tradizionale, hanno abbandonato le coste e oggi vivono non solo ai margini di alcune grandi metropoli, Roma è un esempio fortissimo, ma Milano, che pure è ben più lontana di Roma dal mare, ne conferma l'evoluzione. Allora qui siamo di fronte a una questione importante, si è perso un patto implicito tra la nostra e le altre specie viventi e quindi il tema è quello di come si ricostruisce oggi un patto. Allora, ancora una volta qui c'è una riflessione sulla reintroduzione della natura non più come dimensione diciamo vegetale coltivata, botanica coltivata, ma come una dimensione in qualche modo incontrollabile. La natura come natura selvaggia, come natura che ha la sua come dire, caratteristica del non essere antropizzata. Questi tre distopie hanno, come dicevo, un riferimento in alcuni autori, citavo Rifkin, ma per pensare ad autori anche molti più vicini a noi, nel campo dell'urbanistica, una parte della riflessione su questa terza questione è certamente contenuta nel pensiero di un teorico del paesaggio francese che è Gilles Cremont, così come gran parte invece delle riflessioni sull'idea, diciamo così, di una città che introduce la natura coltivata e l'agricoltura, nel nostro paese hanno avuto alla fine degli anni 60 nel pensiero degli architetti radicali fiorentini e poi in particolare in uno di essi, Andrea Branzi, negli ultimi anni, un riferimento importante. Questo è, come dire, un modo per ragionare, scusatemi, sull'idea di utopia. Poi vorrei adesso concludere con alcuni riferimenti a dei modelli, come dire, più vicini da un punto di vista anche cronologico. E il primo di questi riferimenti, considerando il fatto che noi dovremmo forse, qui so che come Alberto abbiamo in comune. Un corso sull'utopia dovrebbe essere un corso che lavora sull'immaginario cinematografico e da questo punto di vista dovremmo ragionare sull'idea di futuro, sui futuri non realizzati, sui futuri costruiti in momenti diversi del passato e sul, come dire, loro grado di visionarietà. Sul loro grado, se vogliamo, tornando alle categorie di François Choueil, capacità di individuare un modello progressista piuttosto che un modello che in qualche modo, pur guardando al futuro, tornava a ricomporre alcune forme della costruzione urbana del passato. C'è questa continua oscillazione che è, come dire,
qualcosa di assolutamente straordinario all'interno della, della grande, grande, grande vicenda dell'immaginario basato sull'immagine in movimento. Da questo punto di vista la cinematografia è una fonte formidabile, al punto tale che io credo che oggi si potrebbe, sulle orme di Fassa Shoei, provare a immaginare dei testi inaugurali del modello di utopia costruito attraverso l'immaginario, l'immaginario cinematografico. E noi abbiamo degli autori. Un autore di montaggi straordinari di immagini in movimento, è un autore italiano, un architetto tra l'altro milanese, Davide Rapp, che da qualche anno lavora proprio sul materiale delle immagini in movimento come un materiale testuale fondamentale per ragionare sul pensiero contemporaneo, soprattutto delle discipline del progetto. E questo è uno dei suoi lavori che ha prodotto per l'edizione scorsa di, della Settimana dell'Architettura a Milano, ed è un lavoro proprio sul futuro. Ma dicevamo, da queste immagini per esempio emerge con forza che in qualche modo il modello tra virgolette tecnocratico e il modello che si basa sull'idea di mobilità è il modello fortemente prevalente nella fantascienza cinematografica. La città in cui per esempio, come si è visto in alcune di queste immagini, la mobilità diventa un sistema che si basa su un sistema di capsule, di vettori che non sono più legati a una proprietà individuale ma che sono legati a un possesso temporaneo, una mobilità legata a una movimentazione del corpo che è sempre più legata a delle forme automatizzate e in rete attraverso connessioni digitali, una mobilità che, se ci pensiamo bene, non è molto lontana da quello che si sta facendo, si sta costruendo, si sta ipotizzando di fare nelle nostre città, ma in qualche modo una visione, come dicevo, fortemente tecnocratica. E io credo anche che il lancio, proprio qualche giorno fa, di un modello di città utopica in Arabia Saudita che si basa su un'idea fortemente tecnocratica, cioè una città totalmente, tra virgolette, come si dice oggi, smart, con un sistema di reti materiali che trasmette alla collettività le informazioni in modo simultaneo sull'uso dei servizi, dei mezzi di trasporto, sulle condizioni climatiche, perfino naturalmente introducendo la domotica sulle caratteristiche specifiche dello spazio abitabile, è una città, è un'idea di città che ancora affida all'innovazione tecnologica gran parte delle potenzialità di costruzione del futuro. Sappiamo anche molto bene che modelli di questo tipo hanno avuto delle traiettorie non sempre di grande successo. Masdar, città progettata negli Emirati circa 15 anni fa, nasce l'origine del progetto di Masdar affidato allo studio Foster inglese, idea straordinaria di una città che nasceva nel deserto, esattamente come nel caso precedente, attraverso un sistema, come dire, di edifici che, se volete, secondo il modello rifkiniano, sono delle centrali di assorbimento, accumulo e ridistribuzione di energie rinnovabili, con un sistema di mobilità totalmente pubblica affidato a dei vettori leggeri e che non consumano energia, una città totalmente autosufficiente. È stato, se possiamo dirlo oggi, un flop totale. Di questa grande città è stato costruito forse meno del 5%, è una città che avrebbe richiesto un investimento di 5 miliardi che in realtà non è mai stato impegnato, ed è dunque una, se volete, un esempio di come un modello solamente tecnocratico di costruzione di un'utopia sul futuro delle città oggi va incontro a una serie di contraddizioni, certamente dovute in questo caso anche alla grande questione della crisi del petrolio, della crisi del prezzo del petrolio, che ha tolto linfa ai paesi del Golfo negli investimenti sul futuro, ma dovuto anche probabilmente al fatto che questo tipo di città non è forse una città che in qualche modo asseconda le aspirazioni, i desideri e i progetti di gran parte delle comunità urbane contemporanee.
Un altro modo, un'altra energia formidabile accanto a quella dell'innovazione tecnologica che produce utopie è quella, diciamo così, legata all'idea della catastrofe, ma anche qui avremo un'enorme famiglia di riferimenti testuali nel mondo del cinema in particolare, e da questo punto di vista... This is the newest habitat. Inizio di una puntata di una serie televisiva che quest'anno è stata rieditata. Planet Ark è una straordinaria invenzione di David Attenborough, è un studioso, etologo, antropologo, ricercatore soprattutto sulle fenomeni naturali. Voi siete molto giovani, ma la prima edizione di Planet Ark fu la trasmissione più vista al mondo. La commissione, la produzione di documentari sulla natura televisiva, sul maggior successo al mondo, in qualche modo descriveva il pianeta e soprattutto descriveva la dimensione naturale della vita, in parti lontanissime del pianeta. Questa seconda serie parla della biodiversità e in particolare in una puntata parla della biodiversità nelle città, ed è una straordinaria visione di come oggi si possa e si debba considerare il tema della coabitazione delle specie viventi dentro negli spazi urbani. Attenborough fa i conti in modo molto diretto con la questione della biodiversità, dicendo: non è vero che non ci sono fenomeni legati alla coesistenza, alla coabitazione. Le specie viventi, molte specie viventi, pensate ai volatili o ai roditori, coabitano con noi. Il problema è che siamo noi a imporre una gerarchia rigidissima alle specie che coabitano, e in questo modo tendiamo a, se volete, a introdurre un modello deterministico e impositivo. Questo tipo di riflessioni, tra l'altro, sulla questione del rapporto tra tecnocrazia e biodiversità, sono riflessioni che, faccio solo un cenno, sono fortissimamente richiamate in un altro testo generativo contemporaneo sulle questioni ambientali e utopiche, che è l'enciclica di Papa Francesco. Io credo che da questo punto di vista, te lo dico non essendo credente, ma avendo letto l'enciclica più volte, studiata, è un testo formidabile, ed è un testo che mette in discussione, se volete, il paradigma tecnocratico, ma mette anche in discussione un paradigma specista, superficiale, come delle questioni molto importanti sulle questioni ambientali. In breve, mi avvio alla conclusione, c'è una questione che riguarda il cambiamento climatico, fortissima. Si potrebbe esprimere in questo modo: le città continuano a crescere, siamo ormai stufi di sentir dire quali sono le previsioni del 2050-2070 della popolazione mondiale che abiterà nelle città, allargamente superato il 60%, ma in realtà le città occupano, noi stiamo facendo con il centro di ricerca del Commonwealth uno studio sulla plangea urbana, cioè sulla possibilità di immaginare una città che raccolga tutte le città del mondo. Se noi avessimo nel pianeta la possibilità di concentrare le città del mondo in un unico spazio, questo spazio non sarebbe superiore al 2% delle superfici emerse. Mi sono spiegato, credo, in modo chiaro. Cosa significa questo? Che le città continuano a crescere, ma le città occupano ancora una dimensione limitatissima delle terre emerse. Purtuttavia è cambiato notevolmente la gerarchia dei luoghi del mondo in cui le metropoli crescono. Come vedete, tendono a crescere con una trend assai minore le città dei paesi sviluppati, mentre guardate la Cina, guardate l'India, guardate la Nigeria, sono queste le nuove frontiere dell'evoluzione metropolitana. Ma soprattutto, se parliamo più in specifico del cambiamento climatico, le città, occupando una superficie così limitata, producono circa il 75% del CO2 presente nell'atmosfera, cioè quel fattore che genera il riscaldamento del pianeta, lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento del livello degli oceani, e che genera e che consumano anche il 70% delle risorse naturali. Questo tema, cioè la previsione di una possibile catastrofe, la previsione di un possibile collasso, addirittura oggi si parla di conclusione dell'antropocene, cioè di un ciclo del pianeta in cui la specie umana ha in qualche modo consumato le energie vitali. Questo tema è un tema su cui oggi si interrogano molti architetti, molti urbanisti,
Vi faccio vedere e concludo alcune nostre riflessioni. Questa è una riflessione che stiamo facendo in Cina sull'idea di costruire un'alternativa alla semplice estensione metropolitana. In Cina circa 14 milioni di persone emigrano dalla campagna alla città ogni anno, quindi è come se ogni anno nascesse una città, una metropoli come Pechino. Quindi il tema dell'urbanizzazione non è un tema che noi potremmo affrontare come facciamo giustamente in Europa, dicendo basta consumo di suolo, occupiamo gli spazi vuoti. No, c'è un tema assolutamente in qualche modo radicale di costruzione di nuove città. Non può che essere così, ma il modello di riferimento principale per le città cinesi è l'aggiunta di nuove grandi quartieri residenziali alle metropoli esistenti. E questo procedimento quasi basico ha prodotto delle catastrofi dal punto di vista della qualità urbana. Attorno a Pechino oggi c'è una megalopoli di circa 103 milioni di persone, che è nata dalla crescita delle periferie conurbate delle metropoli, che erano presenti all'interno di una porzione del territorio del nord-est della Cina. E questa situazione è una situazione drammatica che provoca, come sapete bene, questioni gravissime rispetto alla qualità dell'aria, all'inquinamento dell'aria, ma questioni anche gravissime dal punto di vista dei tempi di movimento dei corpi, degli individui, qualità della vita, qualità dei servizi. Allora, qualche anno fa siamo stati chiamati nel centro di questa regione, forse quella più inquinata della Cina e quindi più inquinata del mondo, a immaginare un modello alternativo, e abbiamo proposto l'idea di una serie di piccole città ad altissima densità che si costruiscono tutte intorno a uno spazio verde e che sono a loro volta costruite attraverso un'architettura che ingloba la dimensione vegetale e botanica. Di questa cosa abbiamo fatto poi una riflessione, un progetto che ci ha portato a presentare l'idea di Forest City, cioè di città foresta, anche a Parigi alla COP21, e che ci ha poi portato in un periodo più recente ad essere chiamati da un'altra città cinese, in questo caso nel sud-est della Cina, a progettare una vera e propria città foresta in cui siamo oggi impegnati. Abbiamo costruito un master plan in cui il modello urbano è un modello di riferimento che fissa alcune regole. Quindi queste sono immagini che parlano di alcune regolarità, alcune invarianti nelle facciate verdi, nel rapporto con i sistemi di trasporto, nella costruzione degli spazi pubblici, e che poi affiderà a un sistema articolato di architetti diversi la realizzazione degli spazi. Ma concludo con una forzatura ancora più, se volete, radicale insieme ironica. La questione del cambiamento climatico è una questione che oggi comincia ad essere guardata nella sua dimensione irreversibile, cioè si comincia a ragionare in modo assolutamente serio sul fatto che, nonostante tutti gli sforzi, l'inversione del cambiamento climatico diventa un'utopia, e quindi si comincia a ragionare su delle soluzioni che fanno i conti col fatto che il cambiamento climatico ci sarà. Io insegno alla Tongji University, dove dirigo un laboratorio che si chiama Future City Lab, e una delle questioni che ci è stata posta è stata di ragionare sulla Shanghai 2117, dove la questione era cosa si fa in una città che, se i trend previsti non vengono fermati, invertiti, rallentati, probabilmente l'innalzamento del livello delle acque porterà a una situazione drammatica di inondazioni, proprio anche di Shanghai. Il Guardian, come vi dicevo l'altro giorno, parlava di 270 milioni di abitanti urbani che avranno nei prossimi decenni un problema vero di spostamento, di migrazione dovuto all'innalzamento del livello delle acque. Allora, di fronte alla questione cosa si può fare per prepararci a un futuro di 100 anni, ma i cinesi sono, come sapete, in questo senso estremamente metodici, questa è un'immagine dedicata ad Alberto sulla inondazione a Venezia, quindi il Mose sarà, ahimè, ai noi, speriamo di no, superato da una questione assai più ampia. Ma la questione vera è una questione che porta a pensare a delle utopie, una delle quali è
costruire una città sommersa, cioè costruire un sistema di architetture o di infrastrutture per la vita dell'architettura e della nostra specie in una condizione in cui lo spazio urbano è uno spazio sommerso. E questo è un capitolo su cui cominciamo a vedere alcune cose, ma devo dire ancora con grandissimo ritardo. Un secondo capitolo è il capitolo della, se volete, della migrazione interplanetaria. Oggi almeno 6 o 7 grandi studi stanno lavorando sulla possibilità di immaginare delle forme di colonizzazione urbana di Marte. E ci sono non solo imprenditori, ma centri di ricerca, agenzie spaziali che stanno lavorando in modo serio su questo. Noi abbiamo fatto invece un lavoro ovviamente un po' più ironico e provocatorio per una mostra che si è tenuta a Shanghai, che è in corso in questi giorni, in cui abbiamo provato a immaginare un modello di colonizzazione di Marte, riferita naturalmente a Shanghai, che potesse essere insieme in grado di portare su Marte un'idea di città e anche, se volete, un'idea di città che facesse i conti con una forma nuova di relazione col mondo della naturalità, col mondo della botanica e quindi con la possibilità di vita di altre specie viventi, queste sorte di capsule che vengono trasportate su Marte di una città foresta nascono da questo principio. L'utopia come effetto di un pensiero che nasce dalla catastrofe è un'utopia che ha molte contraddizioni e anche, se volete, molte ambiguità, perché è un'utopia che insieme assume spesso una caratteristica fortemente distopica, perché è un'utopia che... Però io credo anche che, anche qui tornando e concludendo con queste immagini che parlano del ricorrere dell'idea di migrazione su Marte, di colonizzazione di Marte nella storia del cinema, ancora una volta di Davide, è una questione, come dire, che conferma, se vogliamo, in larga parte l'intuizione di François Chouet, cioè conferma il fatto che quando noi pensiamo al futuro, pensiamo a un'idea di utopia che sempre cerca di ragionare su un grande progetto di miglioramento della qualità della vita, che è spaziale, sociale, ambientale, ma sempre anche si appoggia su un'idea di ricostruzione e di nostalgia del passato. E che sempre, in qualche modo, fa i conti con un'idea di urbanità che aspira a ritrovare un rapporto nuovo e diverso con la natura. Grazie mille.